Beh, dopo aver sentito questo intervento, tutti la conoscono e sanno che lei le cose non le manda a dire, le dice direttamente. Un intervento sanguigno in difesa della base, delle cosiddette periferie, una difesa appunto di chi non vuole essere solo un numero ma vuole contare nel partito. Ma il mio spirito era perché a livello di corridoi si stava tentando di non mantenere più l'impegno che era il principio di questo congresso, e quello dell'unità di tutti. E diciamo, qualche volta, siccome che forse siamo anziani, abbiamo la presunzione di sentirci generale. Qua nessuno è generale, dobbiamo tutti quanti i gradi guadagnarli sul campo, e soprattutto bisogna lavorare nelle periferie, nel territorio. Lo dicevo prima, la cosa più importante è andare in mezzo ai lavoratori, andare nel mondo della sanità, andare nel mondo universitario, nel mondo della scuola, perché molti giovani non sanno nemmeno che cosa significa Democrazia Cristiana e non conoscono gli uomini di grande valore che ha esportato la Democrazia Cristiana, tenendo conto che l'Italia ha avuto come presidente, unico presidente dell'ONU, il senatore Fanfani. Dico, molti giovani non sanno questo, la storia di Aldo Moro, la storia di Andreotti, la storia di Donacattè, tutti i grandi nella Democrazia Cristiana, e dirò anche negli altri partiti del passato, c'era l'imbarazzo della scelta e delle capacità intellettive. Oggi bisogna usare cervello e cuore. Lei ha parlato di lavoratori, è molto legato alla realtà di Taranto, ne è stato assessore. Quando si parla di Taranto, purtroppo il riferimento è alla situazione Ilva. Per me l'Ilva deve essere chiusa. Condivido in pieno. Tra le altre cose deve essere chiusa, dando anche una soluzione, può sembrare. Allora, Taranto è al centro del Mediterraneo. La ricchezza di Taranto è l'agricoltura, il mare, il turismo. Le risorse archeologiche. E tutte le risorse archeologiche. E tra le altre cose, Taranto, diciamo lì dal Side, se decidono di chiuderla, non la chiuderanno, anche perché chi è venuto sta proprietà estera e non italiana, se no se starà 3 anni, userà la Ghisi che c'è a terra in India, e dopodiché fra 3 anni lo stabilimento di Taranto sarà chiuso senza tenere conto del mondo del lavoro. Allora, facendo lo stesso discorso di Bagnoli, di smettere lo stabilimento, ci sono 30 anni di lavoro, si fa la bonifica, si fa lo sviluppo delle piccole e medie aziende e si fa le piattaforme del Mediterraneo.